Buongiorno amiciacci! Eravamo mancati, eh? Lo sappiamo che eravamo mancati. Siamo sempre a Ometepe, sull'isola più grande all'interno del lago più grande del Centro America, all'interno anche dello stato più grande del Centro Centro America, perché il America. Nicaragua è lo stato più grande del Centro Vedi? America, quindi è tutto un matriosca, proprio una... Grande. Però noi siamo piccoli. Noi siamo piccoli, con un balme piccolo, e abbiamo dormito di fronte a un ristorante, sono stati molto gentili, motivo per cui oggi vogliamo, prima di lasciare questo posto, andare a consumare la colazione nel ristorante, uno per ringraziarli e due per provare uno dei piatti tipici, sicuramente il più tipico, il più famoso del Nicaragua. Che è il gallo Quindi pinto. diciamo facciamo due piccioni con una fava, due galli con una fava. E andremo a fare anche una cosa fighissima. Ma non ve l'anticipiamo, quindi dovete Giusto. guardare il video. Anche perché questo è l'ultimo video dall'isola e probabilmente uno degli ultimi dal Nicaragua. Ci Chi lo sa, ragazzi? sono tante sorprese in Esatto, vista, tante tantissime. novità. Super big news. Basta, partiamo, andiamo a far colazione. Ragazzi, finalmente andiamo a mangiare il piatto tipico di questo paese. Sono le 9:30 del mattino e sapete che io senza colazione non mi alzo, cioè la mia giornata non parte. Che bueno! Grazie! Il gallo pinto non è altro che del riso con fagioli cucinato con latte di cocco. Quindi un pochino è la cucina tipica del Centro America, un po' come in Belize, se vi ricordate, e in questo caso la colazione è accompagnata con un uovo strapazzato e del pane. Il latte di cocco si sente molto di più e è anche più croccante il riso. È un'isola molto tranquilla e poco sviluppata, soprattutto la parte sud, mentre la parte nord, anche la strada principale è asfaltata, invece da quest'altro lato no, non lo è. Non solo non è asfaltata, ma ci sono anche altri tipi di mezzi sull'isola. O per i cavallini. Ciao amore! Ciao! Oggi facciamo qualcosa di particolarissimo che non facciamo da tanto tempo. L'ultima volta che l'abbiamo fatto era in compagnia di Fede e Gigi sulla laguna di Bacalar. Oggi prenderemo il kayak, anzi il kayak, uno con due sedili e cercheremo di esplorare, oltre a una parte del lago, anche il fiume che divide quest'isola e divide quindi la parte nord del vulcano Concepcion dalla parte sud del vulcano Maderas. Siamo riusciti a noleggiare il kayak per tutto il giorno a soli 10 euro. La freccia, eh? Meno male che c'è il signore gentile. Grazie. Grazie. Diamo, oddio, il marinaio. Quello alla nostra sinistra è il Concepcion, mentre alla nostra destra c'è il Madeira. Di fronte c'è la Flecchia con le spalle tozze sempre presente. e giù in fondo è dove dobbiamo arrivare. Non lo vedete, non lo vediamo neanche noi, ma è dove sta il rio, il fiume. Stanno pescando con le reti. In mezzo al lago da soli, c'è una tranquillità incredibile e nel frattempo sono già 20 minuti che stiamo remando, ma siamo arrivati al fiume. Come potete vedere, ci stanno accogliendo al meglio gli abitanti della zona.
Questa è una foresta di mangrovie. Oh, il brodo. Guardate quest'albero, quanto è meraviglioso. È una pace assoluta e, essendo una foresta di mangrovie, dobbiamo anche tenere gli occhi ben aperti perché ci sono tantissimi animali, alcuni dei quali anche piuttosto pericolosi. Questo fiume è bellissimo e è pieno di animali, di piante, di alberi, e il città ce lo stiamo vivendo in completo silenzio, perché è anche bello sentire i suoni della natura. Ci siamo divisi i compiti, io sto facendo le riprese e la Flecchia sta guidando. Ovviamente abbiamo rispettato i ruoli anche fisici della coppia. A Flecchia, con le spalle più tozze, è quella che rema. Il problema è che sta andando contro gli alberi, contro i ragazzi. Guardate, c'è contro i cespugli. Cioè, io faccio i video e mi ritrovo che bisogna fare la retromarcia perché non sa dove sei incarrata. Ingarrata, wow, cioè assurda. Non hai bisogno dello zoom? Non ho bisogno dello zoom, effettivamente. È che proprio mi ci porta sopra. Cosa sbagli? Dillo agli amici. Ma mi ha perso tante piante. Ha fatto il parcheggio sul prato. Guardate. Dove mi porti adesso, Flecchia? Mangiare un bel bombolone. Dici che c'è il bar qua lungo la via? Sicuro. Hola! 12 metri di fiume, guarda dove sta passando sopra, cioè. Io non lo so, guardate, oddio, ah, c'ha gli spini, cioè, guardate quanto è grosso il fiume, cioè, io non lo so, e c'ha gli spini. Ho ripreso in mano il kayak, amiciacci, la Flecchia era un disastro. Io non faccio mai colazione, ma quando la faccio... Abbiamo remato talmente tanto che siamo arrivati in Madagascar, amiciacce. Abbiamo pure il baobab. Vedete perché non faccio mai colazione? Perché altrimenti andiamo troppo veloce. Invece il mondo si deve girare con calma. Quindi non mangiate come me. Questo è il consiglio. Questo è il consiglio per girarlo lentamente. Non mangiate a colazione. Se invece volete stare sani, di salute, mangiate come faccio io. Partito di nuovo dal Madagascar. Dove arriviamo adesso? Antartide. Ma ammazza, oh. Siamo arrivati. Questo è quando vi dico quanto selvaggia è quest'isola. Guardate i cavalli, si vengono a fare il bagno liberamente. Amici, avete visto? Il città appena vede una mora a fianco con uno zaino inchioda e le fa salire tutte. E
nella flecchia dietro. E io dietro, come i cani. Ma lui non lo sa che le altre mangiano di meno. Forse è proprio questo il motivo che le carica. Che non so. In una settimana qui nell'isola abbiamo dato passaggio a 4 persone. Jesus Maria, la particolarità è che c'è una lingua di sabbia dove le acque del lago si incontrano. È arrivato il momento di salutare l'isola. Oggi è il buongiorno dell'addio a Ome Tepe. Ci dispiace un pochettino, siamo onesti, lasciare l'isola e lasciare anche questo posto. Saremmo rimasti volentieri un altro paio di giorni, ma questa volta non possiamo. La cosa poi super super bella di questo posto è che quando siamo arrivati ieri sera abbiamo rincontrato gli svizzeri che avevamo conosciuto al lago Atitlan. E quindi niente, ci dispiace lasciare, ma noi dobbiamo continuare il nostro viaggio e quindi dobbiamo tornare sulla terraferma. Buenos dias! Hola, buenos dias! Oddio, oh, Dio! Yeah! Andale, andale! Siamo riusciti con fatica a salire sulla barca, onestamente, è una cosa che non ci è piaciuta molto. Non hanno una tabella di prezzi, quindi ognuno dice la sua. Ci hanno fatto entrare con un biglietto, pagato in un modo. Poi siamo entrati dentro, ci hanno detto no, voi dovete pagare di più, quindi ci hanno fatto pagare di più. Poi stavamo salendo sulla barca, è arrivato un terzo tipo che ci fa... No, voi dovete pagare ancora di più perché questa è una casa più... Questa è un mezzo più grande. Ma tu pensa. No, no. Giù, ti stanno tirando via. Cioè, io non ho parole. Alla primera vez era 50. Alla seconda era 100. E alla terza era 200. Come è possibile? Amico. Insomma, ci hanno fatto un pochettino stranire anche qui. È come se ne approfittassero, perché è l'unico modo per lasciare l'isola e quindi se vuoi lasciare l'isola devi pagare. E abbiamo avuto questa sensazione, non ci è piaciuta molto la cosa, infatti ci siamo anche un pochettino alterati. Cioè, ogni persona ci chiedeva più soldi. Ma poi ragazzi, non hanno un prezzo esposto. Niente, cioè, è stata... tutto e ti dicono se vuoi lasciare l'isola devi pagare. Devi pagare, è così. E ora dobbiamo fare 18 km di deviazione per raggiungere la costa del Pacifico, perché la nostra meta di oggi è San Juan del Sur. È stato un pomeriggio breve in spiaggia, tirava anche tanta aria e quindi ti veniva la sabbia addosso, non era piacevole. Andiamo via e andiamo a fare l'ultima cosa della giornata. Qui a San Juan del Sur c'è una statua del Cristo che si affaccia su tutta la baia principale e la vista è meravigliosa ed è per questo che adesso ci guardiamo un bel tramonto. Buongiorno amiciacci, ultimissimo giorno in Nicaragua, oggi è un giorno specialissimo, sarà
uno degli ultimi giorni anche in qualche altro posto. Non voglio svelare nulla. Ci saranno grandi cambiamenti, ve lo assicuriamo. Siamo arrivati in frontiera, amiciacci, e questa è come quella tra Guatemala e Honduras, un casino, piena zeppa di camion. E mancano 3 km alla frontiera, quindi immaginate che coda che c'è. Speriamo che ci facciano passare proprio come in Guatemala e superarli anche contromano. Arrivati in frontiera, amiciacci, ora andiamo a fare tutte le pratiche burocratiche e ci riaggiorniamo una volta entrati in Costa Rica. Siamo usciti dal Nicaragua, baby! Finalmente! Eccoci qui! Alla frontiera tanto attesa! Perché vogliamo entrare così tanto in Costa Rica? Perché? Entrare e uscire dal Nicaragua è stata la cosa più frustrante di questo viaggio. La frontiera più lunga, sono lenti e onestamente scoraggiano le persone a venire nel loro paese. Speriamo che siano più svegli da quest'altro lato. Guardatelo, mi sta portando in Costa Rica! In Costa Rica! Devo superare i camion perché sennò sì. Casino. Prima fase fumigation. Non sappiamo cosa spruzzano, ragazzi. Che ammazza! Frontiera della Peñas Blancas! Costa Rica, baby! Benvenuti in Costa Rica, amiciacci! Buongiorno, amiciaccioni! Che bel risveglio in Costa Rica, il nostro primo giorno! Che meraviglia! Ci siamo alzati con una vista spettacolare e l'acqua, cioè l'oceano Pacifico, è... Pacifico. È pacifico, giusto? È piattissimo. Perché questa è una sorta di baia, quindi è piuttosto riparata la costa. La spiaggia è desertica, lunghissima, larga, pulitissima, proprio come l'acqua. E il campeggio non è un campeggio, ma è un parcheggio gratuito. Un'area picnic. Dove si può tranquillamente parcheggiare e campeggiare liberamente. C'è anche addirittura la polizia, quindi è super sicuro. Ieri ci hanno accolto a braccia aperte, subito, pura vita, noi, pura vida. Pura vida. Ieri alla fine siamo entrati che il sole praticamente era tramontato e quindi siamo arrivati qui che era quasi buio, ma abbiamo fatto veramente solo 10 km perché siamo in linea d'aria. Ci ha anche detto la guardia che siamo a 6 km dalla frontiera del Nicaragua. Alla frontiera hanno confermato di essere lenti. Però ce l'abbiamo fatta, la parte della Costa Rica ci abbiamo messo 2 secondi e la cosa un po' più lunga è stata ottenere l'assicurazione perché c'era coda. Per il resto nient'altro, non abbiamo pagato nulla per entrare in Costa Rica, solo esclusivamente $50 per l'assicurazione del van che durerà 3 mesi. Ora! Basta parlare, perché oggi è un giorno importantissimo, infatti noi siamo entrati in Costa Rica. Ma la prima cosa che dovremmo fare proprio oggi sarà guidare fino alla capitale, San José. Ci saranno delle novità che riguarderanno i vagabondi che scoprirete nel prossimo video. Vi anticipiamo solo una piccola cosa, un piccolo spoiler: abbandoneremo per un po' il nostro van. Dico solo questo. Scrivete nei commenti cosa pensate possa essere la novità. Cosa faranno i vagabondi next? Fatecelo sapere. Il viaggio in Costa Rica inizia così, con la flecchia al volante. Hola! Ci sarà da preoccuparsi? Che mossa! Dove l'hai portato, flecchia?
Ti ho portato a vedere dall'alto la baia dove eravamo prima. Michel, ci abbiamo dormito proprio in quella spiaggia giù in fondo. E là in fondo è Nicaragua. Hola. Gracias. Quant'era la flecchia? 5,50 colones. Un euro. Arriva tanto l'aereo! Oddio! Sarà un segno del destino? Come avrete notato, siamo partiti all'esplorazione, amiciacci. Tira molto vento, spero che questo video si senta bene. Come vedete alla nostra sinistra, aspetta un pochettino. Ah, oddio, che schifo, che schifo. Oh, dai, tutto si è toccato, la frangetta qua, l'ho tagliata la frangia. È un'ora e mezza che parlo, Danilo, non stai registrando. Tutto bene, partiti! I due esploratori della zona sono a pancia piena. Non lasciatemi da solo con la flecchia. Ma come fai? È invecchiata ed è diventato un casino, amiciaccio. Un casino. Amazing!